vademecum non è una nuova legge. Il vademecum è un aiuto che riprende le disposizioni vigenti in un modo pedagogico, speriamo, in un modo chiaro, per aiutare i vescovi, i superiori religiosi, che si devono confrontare con casi di abusi di minore. Tante volte ci chiedono cosa faccio, cosa devo fare. E noi abbiamo pensato, non soltanto noi, ma ci è stato richiesto da tante istanze, fate una guida che possa essere una guida pratica, perché un vescovo, un superiore che si trova con questo problema possa vedere come procedere, cosa fa, le differenti tappe. Naturalmente anche le diverse conferenze episcopali hanno stabilito delle linee guide, perché sono molte cose che è molto difficile legislare a livello universale, no? E che è buono anche perché sono diversi le circostanze dei paesi, le legislazioni civili e naturalmente nel modo di procedere i vescovi devono anche adattarsi a questa situazione, no? Ma questo è il vademecum. In concreto, quando si fu nel mese di febbraio dell'anno scorso un raduno qui, l'aula del sinodo qui vicino a noi, un raduno sul problema degli abusi con i presidenti delle conferenze episcopali, venne fuori questo desiderio che ci sia un aiuto, una cosa pratica, ed è quello che abbiamo cercato di fare